Pomeriggio di Sky Sport con il grande volley, cominciamo dal campionato femminile Fin Domestic Volley Cup. Buon pomeriggio a tutti. Scavolini, Pesaro, Minetti, Vicenza, questa è l'offerta per questo sabato pomeriggio. Buon pomeriggio anche alla nostra Maurizia Cacciatori. Ciao Maurizia. Buon pomeriggio a tutti. E anche a Roberto Beltrami. Ciao Roberto. Ciao e buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Naturalmente con loro andremo a commentare questa sfida che vedrà in campo le campionesse d'Italia di Pesaro, che ha anche dei tifosi particolari come possiamo vedere, in una ottava giornata di andata che ci regalerà domani poi con inizio alle ore 18 tutte le altre partite. Novara ospiterà Perugia in quello che è il big match, Bergamo ospiterà Sassuolo, Pavia Monteschiavo Iesi, Santeramo Conegliano, Busto Arsizio contro la matricola Castellana Grotte, Cesena invece contro la Famila di Chieri. Oggi è il primo giorno da allenatore di Maurizio Baraldo, che ha sostituito Mario Fangareggi, che salutiamo, per problemi di salute ha dovuto lasciare la panchina di Vicenza. Sandro Donato Grosso, buon lavoro anche lui, è già al fianco del nuovo tecnico della Minetti. A te Sandro. Sì, buon pomeriggio anche da parte nostra, siamo a fianco del nuovo tecnico. Allora, che sapore ha questo esordio contro una squadra che è prima in classifica e pochi minuti fa ha stretto la mano a zero bet? È un'emozione fortissima, anche perché prima di partire da qua abbiamo guardato la classifica, noi siamo ultimi, loro sono prime, è una squadra che macina punti a non finire e non concede nulla, perciò cercheremo... Cosa chiede alle sue ragazze? Bel gioco, qualche punticino magari, pensa sia possibile? Sì, noi almeno cerchiamo di avere una squadra molto determinata per quanto riguarda difesa, copertura e soprattutto di essere un po' incisivi con la battuta. Poi in attacco sappiamo di avere dei problemi. Grazie, buon lavoro. Ovviamente in bocca al lupo a Vicenza, non è facile giocare contro la prima della classe, le campionesse d'Italia, che hanno cambiato qualcosa ma rimangono davvero tra le squadre più forti, se non la squadra da battere in questo campionato, che vede dietro a Pesaro Bergamo, che è l'unica squadra insieme alle Marchigiane a non aver ancora perso in questo campionato, 18 per Iesi, via via tutte le altre, vedete la zona bassa della classifica dove insieme alla Minetti di Vicenza c'è Chieri e i 4 punti di Cesena. Minetti tra l'altro è l'unica squadra a non aver ancora vinto in questa serie a 1 Fin Domestic. Allora Maurizia, prima di chiamare in causa Maurizia, le stavo chiedendo una cosa su Fangareggi, però giustamente Sandro è già con Zero Berto, tecnico della Scavolini. Sì Stefano, lo ritroviamo qui al nostro fianco, a lui chiediamo anche una partita del genere che tra virgolette sembra facile, ma lei lo dice, non ci sono partite facili dal punto di vista proprio dell'impatto emotivo. Che consigli ha dato per mantenere alta la concentrazione? Noi dobbiamo continuare a giocare con molto ritmo, quello che stiamo facendo fino adesso è stato molto piacevole di vedere, di guardare. Dobbiamo continuare così, no? E quello è importante, non importa chi è dell'altra parte, dobbiamo fare il nostro compito, giocare come dobbiamo giocare, sempre concentrati. E dopo la giovedì prossimo abbiamo un incontro anche molto importante, dicembre sarà molto duro, però guardiamo questa partita che è la partita che importa in questo momento. Grazie, buon lavoro. Maurizia, Vicenza non ha niente da perdere oggi. Pesaro al contrario deve fare molta attenzione, perché spesso sono proprio queste le partite che possono creare problemi sul percorso. Nel frattempo salutiamo Umberto Ravallese, primo arbitro di questa partita, insieme a lui Massimo Marchello di Messina. Sì, Pesaro deve fare attenzione perché, come ha detto giustamente Zero Berto, si incontra una squadra che al momento non ha ancora vinto, che però si presenta con un nuovo allenatore, quindi di solito quando c'è un cambio di allenatore la squadra ha una reazione. Quindi Pesaro, che è in prima in classifica, se vuole continuare questo gioco piacevole che ha detto appunto Zero Berto, il juego bonito, deve essere all'altezza e dimostrare la grande maturità che ha sempre dimostrato
già anche dall'anno scorso e anche quest'anno, di saper giocare anche con squadre che sono di livello inferiore e quindi con continuità e grande maturità. Roberto, piove sul bagnato però nella metà campo della Minetti di Vicenza, che si presenta quest'oggi qui a Montecchio con la diagonale da linea Kurcic dai due centrali, Paccagnella e la bravissima Francesca Devetag, in banda Tirozzi e Ikic anziché Kucherova, che per il momento rimane in panca, ma soprattutto il problema, dicevo, è sul libero. Non gioca Monica De Gennaro perché ieri sera nell'allenamento di rifinitura si è infortunata, è qui a Pesaro, però non potrà giocare. Un'assenza, è inutile dirlo, pesantissima per la squadra. Questa di Vicenza è un'assenza deleteria per Pesaro, per Vicenza, perché il libero è veramente uno dei loro punti di forza. Giova ricordare che Vicenza è una squadra giovanissima in campo, delle 18enne, 19enne, 22enne, quindi a me è una squadra che piace molto. L'inizio del campionato oggettivamente è stato al di sotto delle attese, soprattutto da parte della società. Prima parlavo con Covielle e me l'ha confermato, però io credo che questa squadra potrà far bene, probabilmente non da oggi, perché qua c'è una corazzata che schiaccia quasi sempre le avversarie che incontra, anche le più forti, però ripeto, secondo me Vicenza deve guardare con fiducia al futuro. Roberto faceva riferimento a Gianni Coviello, eccolo qui che è il presidente della formazione di Vicenza. 4-1, Pesaro è la più forte, fa subito la partita Mauri Scavolini, che ha cambiato un paio di pedine fondamentali, non ci sono più Mari, non c'è più Sheila, però hanno inserito Skovronska e Jacqueline, che mi sembra si siano già integrate benissimo nel nuovo assetto della Scavolini 2008-2009. Sì, dici molto bene, sia la Skovronska che Jacqueline sono inserite alla grande. Pesaro, a mio avviso, è la squadra che sta facendo il gioco più bello, nel senso che Ferretti spinge molto il gioco, gioca con tanti incroci, non ha paura di rischiare, è una squadra che lavora molto bene in recezione, ha un ottimo muro, quindi dalla sua ha veramente tantissime qualità. Certo, è prima in classifica, adesso incontrerà anche squadre molto forti come Novara, come la Coppa Pedretti, quindi saranno partite ancora più importanti, deve arrivare a questi appuntamenti al top della forma. Infatti Maurizio ha detto bene, perché fino a questo momento 7 vittorie, l'unica grande big del campionato incontrata dalla squadra di Zeroberto è soltanto la Yamamai di Busto Arsizio. Confermato comunque il sestetto di Zeroberto con Ferretti al palleggio, Skovronska nel ruolo di opposto, le due schiattatrici di banda sono Costa Grande, Jacqueline e Guigi Fürstel, le due centrali in libero, Helke, Winhoven. 5-3, nonostante tutto Vicenza rimane in partita. La pipe adesso giocata da Skovronska, una combinazione d'attacco che Ferretti gioca molto con la sua opposta polacca. Sì, gioca molto e si vede proprio la mano di Zeroberto, perché come sappiamo tutti il gioco della nazionale brasiliana, di tre brasiliani, è appunto quello di velocizzare tantissimo, di chiamare molto la seconda linea, di fare tanti incroci, e Pesaro gioca proprio così. Tirozzi a segno, terzo punto personale per la schiacciatrice di posto 4 Mancina. Roberto, che ha cominciato benissimo, sì, la Dallinia sì. Vede che è in partita e dà molto palla a lei. Sì, sì, ma è un po' ricalca quello che dicevo prima, è evidente che ogni osservatore da casa dovrà guardare con una lente di ingrandimento questa partita, perché a gioco lungo le differenze usciranno, ahimè, qui è facile essere buoni profeti dalla parte di Pesaro. Quindi però ti lanci subito, non è ma che no, adesso non puoi immaginare un colpaccio comunque. No, certo, io al di là faccio la parte dell'avvocato del diavolo. No, nel calcio si dice la palla è rotonda, anche qua è rotonda, ma è un po' meno rotonda del calcio, qui è un po' meno rotonda. No, però per l'osservazione che hai fatto tu è giustissima, perché ricalco un po' quello che dicevo prima. Intanto parliamo della palleggiatrice di Vicenza, Dallinia, che è un'ottima palleggiatrice, gioca molto bene, Maurizio ce lo può confermare visto che lei è l'intenditrice di casa, e soprattutto ha dei martelli. Sì, adesso c'è una palla Tirozzi, di Jacqueline. Per finire, la Tirozzi, che ha 22 anni, è un posto 4 Mancino molto interessante, e Mattia Ikic, che ne ha 19, altrettanto interessante. Rimarco questo aspetto per dire che proprio è una squadra giovane, secondo me Gianni Covioli, il presidente di Vicenza, ha fatto bene. Certo, soffrirà un po', ma vedrai che i risultati verranno. Attenzione, palla che dà ragione a Stefania Dallinia,
che è stata ordinata, ha aspettato, ha spinto quello che ha potuto. Il nostro Nello Isola ce la mostra subito, grazie al nostro regista puntuale, la netcam. E alla fine Vicenza zitta zitta, Maurizio è arrivata in parità. Sette pari, l'errore però adesso di una giocatrice di grande esperienza come Stefania Paccagnella. Andiamo a sentire la prima, per la prima volta, la panchina di Vicenza. Ok, perciò sulla battuta in salto la tiriamo nella zona, il resto non cerchiamo libero. Skowronska, bisogna lasciare libera la parallela, sul muro prima, abbiamo il libero dietro che viene a prendercela. E sulla 18, la De Corbaio, sulla super abbiamo il Biago. Biago, giusto? Ho visto che è passata la pista pulita, va bene. Così, determinazione e ci siamo. Allora, specifichiamolo, Maurizio Baraldo non è nuovo, era il secondo di Mario Fangareggi, ha sì adesso un nuovo secondo che è Dino Guadalupi, a Vicenza hanno deciso di dare più spazio anche nel, diciamo, nel comparto tecnico degli allenatori, lo staff tecnico, Akumi Nakada, l'ex palleggiatrice della nazionale giapponese, questa di fatto è il nuovo staff tecnico di Vicenza Laminetti. Roberto, volevi aggiungere qualcosa a quello che abbiamo sentito? Sì, mi è piaciuta molto la precisazione che ha fatto sulla De Carvalho, che Jacqueline. Ad un certo punto era un po' spesato, ma chi sarà? Poi vedi che ha messo in campo peso una nuova. No, è Jacqueline. Mi è piaciuto il time out perché è stato preciso, secco, tre indicazioni chiare. Primo tempo non va Francesca Devetag. Qui c'è da capire forse se la palla era un po' corta dal linea. Ma la palla era un po' corta, a mio avviso anche il centrale era staccato, quindi bisogna vedere se era una veloce vicino al palleggiatore oppure un pochino più staccata. Sandro Donato Grosso ha ascoltato anche il time out, il primo di Zé Roberto. Sandro, che ha detto? Sì, una veloce indicazione del tecnico brasiliano alla Ferretti, continuare a smistare il gioco così, continuando comunque con qualche attacco in parallelo. Ferretti che ha di sicuro l'imbarazzo della scelta, Maurizio, perché con un attacco e soprattutto delle giocatrici così davvero può svariare il gioco in tutte le zone del campo. Sì, in effetti Francesca ha la possibilità di poter fare un sacco di schemi, perché ha giocatrici di palla veloce, giocatrici che fanno la fast come la first in una maniera eccezionale, e poi è una palleggiatrice che le piace anche tanto rischiare, quindi con questo tipo di squadra davvero non può che divertirsi. Non chiude Kurcic, si difende Pesaro che va all'attacco con Skowronska. Katarzyna Skowronska, 4 punti. In effetti bisogna dire che Francesca Ferretti dove casca, casca bene, perché anche questo è un attacco di posto 4 di Skowronska, che gli opposti non hanno mai brillato per avere dei grandi attacchi da posto 4, ma abbiamo appena visto invece come Skowronska ha voluto zittire chi la pensa in questo modo, ha fatto un attacco nei 5 metri di tutto riguardo, quindi è chiaro che un palleggiatore quando attaccante di questo calibro. Skowronska che sta andando molto bene in attacco, al contrario Jacqueline, la brasiliana, continua a essere molto fallosa. Siamo sul 12-9 nel primo set, ha già messo a segno 3 errori dai 9 metri, quindi praticamente non è ancora riuscita a mettere una volta la palla in gioco. First, nastro, non riesce ad intervenire Valentina Tirozzi, l'ace di Christian First. Manco peso non avesse bisogno anche sto colpo di fortuna, sempre così, quando uno ha i soldi vince anche al totocalcio. Tra l'altro Pesaro è la squadra con la miglior battuta del campionato, giusto per farci aiutare un po' dalle statistiche, pensate che Skowronska è seconda, Jacqueline è terza, Fürst è quarta della classifica dei 9 metri, che è tutto dire, no? Sarà un motivo per cui lo Scavolini è primo in classifica. tra l'altro ha un attacco sul 48.2 che è ampiamente ben distante dalle altre inseguitrici. L'unica che regge un po' il confronto con Pesaro è Novara, che ha il 45%, se si pensa che invece Bergamo ha solo il 41%, c'è cioè quasi un 10% di gap tra la prima e la terza del campionato. Insomma, è vero che poi i numeri contano fino a un certo punto, però già questo è un sintomo delle qualità tecniche della squadra campione d'Italia 2008. Da linea
Paccagnella, buono l'intervento di Jacqueline, Costa Grande a giocare sul muro. Le ragazze di Vicenza ordinate ci riprovano, ancora Paccagnella, ancora Jacqueline, e Skovronska ha detto è ora di mettere a terra questa palla, e allora, l'ha fatto qui, puntualmente. Qui abbiamo assistito, secondo me, una grande azione, perché Dellina ha servito una tesa di tutto riguardo e vedo che Maurizio annuisce, visto che, ripeto, lei se ne intende. Solo che dall'altra parte hanno fatto una mega difesa e poi di sopraggiunta ha fatto questo attacco Skovronska, che non avevo possibilità di replica, però è stata una fase di gioco molto bella, a conferma del fatto che Vicenza tiene in campo con dignità, si è un po' staccata nel punteggio ma sta facendo la sua partita. Io sono d'accordo con Roberto, perché abbiamo visto questa fase ad esempio della Gaddaligna, che ha rischiato una sette che era sicuramente una palla non facile, l'ha spinta, è stata molto coraggiosa. Abbiamo visto delle attaccanti che non hanno paura di tirare nonostante si trovino di fronte un muro come quello di Pesaro, quindi onore a Vicenza, che comunque sta in questo primo set giocando dignitosamente, con grande prova di carattere, con grande coraggio, come ha dimostrato adesso Valentina Tirozzi, che è riuscita a mettere a terra il suo quinto punto personale, penalizzata in questo momento però dai troppi errori dalla linea di fondo. Vicenza 16-12, le avversarie godono così dell'errore 16-12. Sentiamo Zé Roberto. Un po' più aperta, l'importante è la palla che va sulla parallela della Mancini, che non può passare, quella palette non può cadere, quello è importante. Sempre attenzione con la palla che ritorna, perché lei gioca con la Paccagnella molto, no? Dopo Jacqui o Caro, sempre un po' di fianco per aiutare là di fuori, no? Perché sennò è complicato. Dai, attenzione, la stessa situazione di battuta ancora. Zé Roberto, direttore tecnico di questa Scavolini, è tornato a fare l'allenatore. Qui a Pesaro sta succedendo una cosa che raramente si vede, io ho memoria, ma anche negli altri sport. In pratica Angelo Vercesi l'anno scorso ha vinto lo scudetto con la Scavolini, quest'anno fa il preparatore atletico. Nonostante avesse avuto offerte per andare a allenare in altri club. Esatto. Ha preferito rimanere qua. Zé Roberto è ritornato al suo posto dopo aver vinto le Olimpiadi. Mercoledì sera Zé Roberto era in Brasile, Vercesi ha allenato, ha guidato la squadra a Cesena nel passaggio in Coppa Italia, che ha permesso di strappare il pass per la Final Eight della Fin Domestic Cup, quindi una cosa abbastanza singolare, insomma non è da tutti gli sport questo. Dopo magari con Sandro andremo a saperne di più. Sì, sono forse allenatori intercambiabili, nel senso che c'è una grandissima collaborazione, e c'è da dire che Zé Roberto sarà Cesi sicuramente... è con Zé Roberto anche in nazionale, si conosce da tempo. Certo. Cioè... diciamo che l'unica differenza tra i due, a parte la grande esperienza di Zé Roberto, sono un po' il carattere, no? Uno un po' più estroverso, Vercesi, l'altro un po' più, diciamo, riservato, Zé Roberto, però certamente i due parlano la stessa lingua. Essendo brasiliano. Sì. Essendo anche brasiliano, ok, io non intendevo quello però. Certo. 17-13, palla in 4, Jacqueline aggredisce il pallone, molto bene, la palla va a terra, 18-13. No, c'è da dire che l'aveva già fatto notare Maurizio all'inizio del match, guardare la Scavolini è un piacere, perché giocano una bella pallavolo e giocano una pallavolo diversa dalle altre squadre. Allora, 18-13, time out chiamato da Vicenza, Sandro a bordo campo. Sì, sono a bordo campo, sono con Ilaria Garzaro, che è il centrale di Pesaro, per capire anche un po' questa partita, che sapore ha. Sulla carta sembra molto molto semplice, o no? No, perché nessuna partita è mai semplice. Però dai, state esprimendo le vostre qualità. Sì, certamente, è una partita che ci serve, che ci prepara per dicembre, che per noi è un mese molto tosto, perché incontriamo le prime squadre della classifica, abbiamo due appuntamenti di Champions League. Tu sei vicentina, quindi insomma ti fa un po' male? No, non mi fa male, perché non ho mai giocato nella Minetti. Senti, allora, hai fatto riferimento a un periodo sicuramente molto impegnativo, perché incontrate le grandi. Come vi state preparando in quest'ottica? Come state distribuendo anche i carichi di lavoro? Allenamenti, continuiamo a far pesi, il lavoro è sempre quello. La preparazione sia mentale sia fisica. Grazie.
Grazie Sandro, quindi in un certo senso una sorta di derby anche per Ilaria Garzaro, sono due le ex di fatto di questa partita. Katarzyna Skowrowska e Elke Winhoven sono arrivate in Italia nel passato, il loro primo campionato italiano l'hanno giocato proprio con Vicenza, perché si sa comunque Giovanni Coviello è un dirigente di quelli che gira, osserva e spesso ha portato in Italia giocatrici per certi versi non dico sconosciute, però che lo sono forse diventate dopo. Buono l'intervento proprio della Winhoven sull'attacco della Ikic. Stavo guardando con attenzione Vicenza, sono concentrato su Vicenza, ripeto, al di là del punteggio che in questo momento e probabilmente per il resto della partita Vicenza fa bene a non guardare, guardo che l'opportunità che ha Vicenza di fare quello che probabilmente si sono messe in testa di fare, lo sta facendo con grande attenzione, riescono qualche volta a contenere col muro Pesaro, hanno un buon contrattacco, il cambio palle è discreto, poi commettono ancora un po' troppi errori, ad esempio in battuta hanno già fatto 5 sì. errori e sono molti, anche perché il libero, tutto sommato il libero diciamo inventato, che Alice Santini, che non ha mai giocato chiaramente quest'anno e forse nemmeno nella sua carriera nel ruolo di libero, sta andando bene perché vedo che le statistiche parlano abbastanza chiaro, ha un 100% di positiva, un 63 di doppio più, quindi diciamo il suo lavoro lo sta facendo in maniera egregia. Dall'Igna alza il posto 2, la Kurcic non chiude, niente da fare, non va, la palla non passa alla metà campo, Pesaro ora più 5, 21 a 16 in questo primo set. Roberto, potrebbe essere comunque un buon allenamento, parlo di Vicenza, in vista del prossimo turno, ricordiamo, che verrà giocato giovedì sera, noi vi regaleremo in diretta tra l'altro il big match tra Bergamo e Perugia, saremo al Palo Evangelisti, l'ex Caprara affronta la sua ex squadra con cui ha vinto lo scudetto 2004. Dicevo, è un allenamento in vista della partita di giovedì sera contro Santeramo, che è prezioso per la sua classifica. Secondo me hai ragione, tanto è vero che nel pre-partita, quello che dicevo prima quando ero fuori a parlare con Gianni Coviello, anche lui diceva, vabbè, cerchiamo di fare la miglior partita che possiamo fare oggi, però a noi quello che interessa è ovviamente giovedì con Santeramo, e hai ragione, questo può essere un ottimo allenamento, perché Pesaro è una squadra forte, sempre meglio, un po' come a tennis, è sempre meglio giocare con le squadre più forti, perché attaccano più forte, difendono meglio, murano meglio, quindi è un allenamento tosto e duro, e spesso e volentieri è propedeutico a quella che può essere la partita che invece dovrai vincere, come dicevi tu, quella con Santeramo. Senti Mauri, ti è mai capitato nella tua carriera di cambiare allenatore in corsa, così a memoria? Ma sì, mi è successo diverse volte. Cosa succede? Quando hai un allenatore cambia sempre tutto, nel senso che in settimana ci sono un sacco di riunioni, si parla, ci si allena molto poco, quindi poi in partita c'è sempre un atteggiamento particolare. Però devo riconoscere che tutti, con tutti i cambi di allenatori che abbiamo avuto, ci sono sempre state delle belle reazioni. Parlando di Vicenza, sì, è vero, Vicenza sta giocando molto bene, però c'è anche da dire che non ha la pressione di dover vincere. Quindi io voglio vedere questa squadra contro una squadra tipo Cesena, tipo Santeramo, contro le quali comunque deve non solo giocare bene, ma tirare fuori magari anche quella personalità dei momenti importanti, e da lì si vede se è una squadra che sta facendo il salto di qualità che tutti si aspettano. E se oppure ha le possibilità di salvarsi. Certo. L'attacco di Ivana Kurcic, secondo punto per l'opposta serba, classe 1982, terzo anno con la maglia di Vicenza. Francesca Devetag, la sua battuta con i piedi per terra, Ferretti, l'attacco di Martina Guigi dal 4. Questa è una palla che Pesaro fa spesso, nel senso che manda il centrale in zona 4 con una palla molto super, una 7 più lunga, e mette l'attaccante in 4 dentro. Sì, una palla veramente bella, bravissima sia la Francesca che la Guigi. 24 a 17 il muro vincente di Carolina Costa Grande, 25 a 17, chiude
In poco meno di 20 minuti il primo set Pesaro, le campionesse d'Italia che dunque vanno al primo giro di campo con un set di vantaggio come era nei pronostici, però una buona Minetti di Vicenza. Adesso ci dobbiamo fermare, vi dobbiamo solo ricordare un appuntamento importante, vi ricordate? Domani 18:30 al Palaverde di Treviso c'è il remake della finale Scudetto 2006, Treviso contro Macerata. Domani è la prima volta di Dall'Olio sulla panchina della Sisley Treviso e domani per l'occasione avremo un nuovo grande commentatore, Giulio Velasco. Fin Domestic, Volley Cup, ottava giornata di andata, Scavolini Pesaro, Minetti di Vicenza 1-0 per le marchigiane. Vogliamo subito sulle statistiche con Maurizio Cacciatori e Roberto Beltrami per vedere quello che è accaduto nel primo set vinto dalle padrone di casa per 25-17. Lo avevamo detto all'inizio della partita, sulla carta Pesaro è la favorita e guardando un po' i numeri diciamo che le statistiche ci danno una mano, anche se tutto sommato Vicenza ha contenuto bene. Maurizia. Sì, anche perché abbiamo visto gli errori punti, Vicenza ha sbagliato veramente poco, 6 errori punto a differenza dei 4 di Pesaro. Sì, la ricezione nemmeno tanto male, quindi insomma la squadra sta giocando, abbiamo visto un primo set comunque abbastanza equilibrato, nonostante Pesaro poi alla fine abbia ingranato e dimostrato di essere comunque una squadra superiore. Polso fasciato, uno dei migliori liberi del campionato, oggi però non può giocare, stiamo parlando di Monica De Gennaro, al microfono del nostro Santo Donato Grosso. Sì, eccola qui, polso fasciato, vedete, a riposo in maniera cautelativa, spiegaci un po' tutto. Sì, ieri durante l'allenamento ho avuto questo piccolo infortunio, speriamo che non sia niente di grave e siccome per noi conta molto la partita di giovedì contro San Termo, io insieme allo staff abbiamo preferito evitare questa partita oggi per poi far bene. I nostri commentatori sottolineano il fatto che giocando tra virgolette un po' con meno pressione del solito forse potete avere un gioco più fluido. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Siccome noi comunque sappiamo che giocare contro una grande squadra non abbiamo nulla da perdere, quindi tutte quelle tensioni che ci possono essere con gli scontri alla pari così vengono a mancare e comunque penso che per una giocatrice giocare contro giocatrici forti sia uno stimolo in più. Quest'estate uno spot per una compagnia telefonica con Auto Giovanni e Giacomo, parentesi singola oppure ti rivediamo? No, penso parentesi singola, mi sono divertita tanto ma penso che sia una parentesi. Grazie, ciao. Monica De Gennaro, Roberto, una delle nostre promesse, una delle migliori promesse della nostra pallavolo. Mi azzardo a dire che lei più che una promessa ormai è una certezza, questa è una giocatrice che fa veramente la differenza, uno dei liberi che quando non c'è, soprattutto per la propria squadra, è un dramma. Però credo che abbiano fatto una scelta logica, cioè quella di aspettare di riprendersi da questo piccolo infortunio per essere al meglio per giovedì, perché giovedì per loro sarà importantissimo. Senti Maurizio, noi ci scherziamo un po' sopra, però anche la De Gennaro non è che sia altissima. Noi in Italia partoriamo dei liberi bravissimi, ma tutti tutto sommato piccoli, ci riferiamo, non so, a Cardullo e in questo caso anche a Monica De Gennaro. Croce. Croce, è ovvio, l'altezza non conta, lo dimostrano loro, sono bravissime comunque. Sì, ma io credo che alla fine non essere tanto alti per un libero sia meglio, nel senso che arrivano più velocemente sulla palla, non lo so, ho sempre avuto questa sensazione, un libero di 1,87 m non lo vedrei proprio benissimo. No, diciamo è anche uno stimolo, anche per le ragazze che vogliono giocare a pallavolo e la De Gennaro e le altre ragazze Cardullo, Croce, insomma, dimostrano che i centimetri servono forse come nei ruoli, vedi, Skowronska, però in altri ruoli si può giocare ad altissimi livelli nonostante magari non tanti centimetri. Ma infatti vorrei fare proprio un appello a tutte le ragazzine che pensano che nella pallavolo bisogna essere alte per giocare, assolutamente no, adesso c'è questo nuovo libero, quindi se volete fare pallavolo potete giocare veramente tutti. È anche vero, come dice il mio maestro Paolino Guidetti, che essere alti nella pallavolo aiuta. Adesso, è vero che nel ruolo del libero
se sei piccolino va bene uguale, però siccome ci sono altri ruoli, ci sono altre situazioni, certo, dipende... essere alti non... No, certo, dipende, immagino, anche dalle posizioni del campo e dai ruoli che devi andare a ricoprire. Cardullo e le altre hanno dimostrato che nel ruolo del libero, perché poi c'è sempre questo problema della palla, diciamo, a mezza altezza, come fanno a prendere, come fanno un libero basso, però non ci arriva, un libero alto ci arriverebbe meglio, però siamo sempre lì, uno potrebbe anche dire, io però sono più piccolo, sono più agile, potrei arrivare invece dove un giocatore più alto, una giocatrice più alta, arriverebbe con un po' più di fatica. Comunque va bene, non entriamo troppo nello specifico, rimaniamo sulla partita. 6-4, amici che ci state seguendo, per la Scavolini di Pesaro contro la Minetti di Vicenza. Siamo nel secondo set, Carolina Costa Grande, forza, tutto a braccio, out l'attacco dell'Argentina di Santa Fe. Carolina che da tantissimi anni che gioca nel campionato italiano, ce la ricordiamo quando arrivò nel 98, giovane, un po' spaesata, nella Rio Marsi di Palermo, e da allora ne ha fatta di strada. Questa giocatrice meriterebbe il premio Most Improved Player che c'è negli Stati Uniti, e qua da noi non c'è, un peccato, perché è una giocatrice che ha fatto una crescita costante anno per anno spaventosa. Io mi ricordo quando Carolina arrivò in Italia, era la più centrata dalla battuta avversaria perché faceva una fatica incredibile a ricevere, e invece adesso è una delle più brave. Guarda, è vero, è verissimo. Ma non ti solo in recezione, Mauri, ma lei è cresciuta in attacco, in personalità. Vedi, ecco, per le ragazze giovani che vogliono giocare a pallavolo, se danno un'occhiata a Carolina Costagrande, vedono subito che lei è giocatrice. Poi dopo gli dà gli aggettivi che vogliono, però lei è proprio giocatrice. Si vede per com'è in campo. Attacco vincente di Martina Guiggi per il punto numero 8, Scavolini. Time out tecnico, ci fermiamo per un minuto e ascoltiamo le parole di Maurizio Barraldo. Battuta sulla De Corbaio che sta ricevendo peggio, ok? Teniamola un po' più tesa, soprattutto adesso che è in prima linea. E Matte, sulla Skobrowska abbiamo, devi lasciarmi libero la parallela. Non devi andarla a cercare, o decidi che la palla è vicina e mi chiudi la parallela, e allora, però non andarla a cercare perché sennò è in potenza. Sono palle comunque che riusciamo a difendercele da dietro, ci abbiamo lavorato, perciò lì ok. E il resto, dai, determinati. Maurizia? Ma sì, Baraldo dice una cosa giusta, di essere determinate, perché secondo me è proprio lo spirito che cerca nella sua squadra, soprattutto adesso che dovrà incontrare delle squadre importanti come Cesena, sempre Santeramo, insomma si deve giocare, insomma, una parte importante del campionato. C'è da dire che gli chiede di battere sulla Jacqueline, che a mio avviso non sta ricevendo benissimo, e di controllare ancora di più la Skowronska, di non tenergli la parallela. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto Zeroberto. Sandro. Sì Stefano, è stato un time out particolare perché ha dato un'unica indicazione: dovete soltanto concentrarvi di più sulla difesa, basta. Ancora fallo accompagnata, mi sembra giusta questa volta la decisione del signor Ravallese. Sì, qui non si sono capiti il palleggiatore con Mattia Ikic, perché il palleggiatore intendeva dare un secondo tempo dopo una finta di primo tempo, ma Ikic è arrivato in ritardo, quindi è costretto a fare quel fallo, posto che non avesse avuto la voglia di buttarla di là col pugno. Attacco della Kurcic, difesa dalla Scavolini. Jacqueline ha fatto quello che doveva, nel senso, nastro, era un po' sul nastro, sono sicuro che è andata sul nastro, è andata fuori, era un po' staccata, c'è stato il tocco, doveva controllarla. Una delle soluzioni poteva essere quella di cercare il muro avversario per poi andare sulla, cioè farla terminare out. Invece il signor Ravallese, che è praticamente con i suoi occhi a mezzo metro dalla situazione, ha optato per un nastro, e adesso arriva anche il muro vincente di Francesca De Vetà, che è una delle specialiste di questo campionato, l'ha dimostrato in questo caso. Sottolineo, spero che siate d'accordo con me, Vicenza sta facendo benino le cose che deve fare, poi dopo in alcuni momenti della partita soccombe, ma perché la qualità della difesa è tanta, cioè tanta roba, però quello che devono fare lo fanno bene. Diciamo che è anche un po' la partita
che non stimola moltissimo Pesaro, perché in questo caso magari abbiamo visto un'accelerazione della squadra, come dire, ah sì, ho sbagliato due volte, guarda adesso ti faccio vedere io di cosa sono capace. Jacqueline che adesso prende anche il muro, però probabilmente molto dipende da questo. Sì, in effetti Jacqueline ha attaccato sul nastro della rete, dopo ha preso una murata e non ci stava, ha fatto un attacco meraviglioso. È vero quello che dici te, in certo senso Pesaro sta facendo il suo compito, che ne ha preso un altro, ma e adesso sì, però adesso qui sta caricando, perché ha bisogno insomma di questi scambi per avere ancora più di carattere. Qui c'è un po' di, qui il palleggiatore la linea poteva cominciare a cambiare un po' verso Pesaro. Ho notato che in questa rotazione da linea preferisce servire in posto 2 Kurcic, e lasciano praticamente muro a zero Tirozzi, ed è strano perché Tirozzi aveva iniziato molto bene mettendo giù diversi palloni in attacco, si era un po' dimenticato da linea. Jacqueline due muri, rimane però con il 38% di positività, mentre la nostra tendina segna punti ci mostra il break, il contro break prima di Vicenza, poi cioè il break e il contro break di Pesaro. Mi sono un po' perso anch'io, scusatemi. 12-8 più 4 adesso per la squadra di Zé Roberto. Arriva il fischio del signor Ravallese, palla in mano alla Ferretti, la ricezione della Santini, l'attacco della Tirozzi che mi sembra comunque, indipendentemente da tutto, quella che ha il braccio più caldo stasera. È quello che avevamo appena detto, ed era strano che la Dall'Igna se la fosse un po' dimenticata, tanto è vero che Pesaro aveva spostato praticamente il centrale subito in zona 4, in zona 2 scusate, per andare a murare, zona 2 di Vicenza, zona 4 di Pesaro, per andare a murare Kurcic. Il taglio di Jacqueline verso posto 3. E anche bella questa palla, perché era una mezza dietro. Certo che davvero la squadra di Zé Roberto ha mille soluzioni, eh? Questa è l'ennesima della partita. Sono davvero imprevedibili anche per le avversarie. Tirozzi, brava. Visto? Cioè, questa è una ragazza che sta giocando veramente bene. Faccio notare prima, non so se ho visto male, ma dalla parte di Pesaro si è alzato il parquet. Anche prima qua nella difesa. Secondo me bisogna stare attenti, perché potrebbe essere pericoloso e ci si può far male con le caviglie. Ferretti, Costa Grande, distinto Jacqueline, Winhoven, Carolina, nonostante sia girata, e poi Christiane Furst addosso praticamente alla Paccagnella per il 14-10. Quinto punto personale per la centrale tedesca, anzi sesto punto, arriva in questo momento l'aggiornamento Data Project. Due muri per lei, ora la sua battuta, anche un ace nel set precedente. Kurcic è andato su poco convinta su questa palla. Sì, ma anche questa palla tatticamente non aveva, non è, a mio avviso non era molto felice, nel senso che era molto alta, scontata, Dall'Igna avrebbe dovuto a mio avviso spingerla più 4. Dall'Igna che prova a sorprendere le avversarie con un tocco di seconda, un palleggio meglio di seconda. Tirozzi, mano a mano Skovroska, Costa Grande, out, male Carolina Costa Grande in questo caso. Sì, ha cercato le mani del muro ma non è riuscita a trovarle. 15-11, vi ricordo che la prossima settimana, lunedì prossimo per l'esattezza, alla Pallaravizza di Pavia alle 17.30 andrà in scena l'Ossar Game femminile 2008, che vi proporremo in diretta su Sky Sport 2, sfida tra Europa e il resto del mondo. Ovviamente ci saranno tutte le migliori giocatrici del nostro campionato. Errore di Tirozzi dalla linea di fondo, ci fermiamo perché è il secondo time out tecnico del parziale. Sentiamo Zé Roberto. Buona così. Dai, ancora, possiamo fare ancora meglio la difesa in muro. Ma Chris, sempre la cassa chiude di più la parallela adesso, solo cerca di chiudere in mezzo, no? Va bene, lascia la diagonale un po' aperta. Dai. Beh, sei anche quasi
poco da dire, nel senso che cerca di tenere un po' alta la tensione tra le sue ragazze. Siamo ai particolari da parte di Zé Roberto, siamo... lui fa quello che deve fare, cerca di tenere alto quello che è il momento di attenzione sulla gara e si può permettere di curare i particolari. Questa è una squadra che, parlo di Pesaro, che è veramente quasi un orologio svizzero, dico quasi perché c'è sempre da migliorare ovviamente, però ragazzi, questa è una squadra che ha raggiunto dei livelli di standard di gioco piuttosto elevati. Difficile vedere che questa squadra giochi da 5 o da 4, gioca sempre da 6 e mezzo, 7, qualche volta da 8. Giovedì sera per la squadra di Zé Roberto c'è il derby contro Jesi. Bella partita. Noi vi ricordo, seguiremo Despar Perugia, Foppa Pedetti Bergamo, quindi è un tour infrasettimanale che certamente non mancherà di regalare emozioni. Quindi Caprara ha subito anche la sua ex squadra. Vediamo un po' come andrà a finire. La Brusa in campo al posto della Ferretti, mentre Skovronska si regala il primo ace della partita. 18 a 11. Baraldo ferma la partita per 30 secondi, 18 a 11, Pesaro allunga in maniera costante e soprattutto senza commettere altri errori. Vicenza mi sembra, Maurizio, un po' spaesata adesso. Sì, un pochino più fallosa in ricezione, abbiamo visto anche il recupero precedente troppo alto, è calata la concentrazione e con una squadra contro Pesaro non ti puoi permettere di fare questi errori, perché sennò il set termina molto rapidamente. Per Baraldo non poteva certo esserci peggiore avversario per cominciare la sua carriera da primo allenatore, Roberto. Sì, anche se io non credo che lui sarebbe stato più contento tra affrontare oggi subito una squadra contro la quale deve fare punti per forza. È anche un rodaggio che in qualche modo gli fa bene. No, tornando invece alla partita, può capitare, dopo secondo noi un buon primo set che aveva fatto Vicenza, è evidente che giocare sempre sotto nel punteggio, anche se tu in testa hai altre cose, cioè cercare di fare quello che hai preparato in allenamento e raggiungere i tuoi obiettivi, non può non condizionarti e non può non metterti anche un po' di scoramento, perché alla fine noi abbiamo ben voglia di dire che tutto è scontato, però in campo ci sono loro e quando subiscono parziali di 3-4 punti al colpo possono subire, e forse in questo set Vicenza sta subendo questo. Pesaro che completa il doppio cambio, praticamente ruota la posizione delle sue giocatrici, toglie Ferretti e Skovronska, dentro Brussa e Di Crescenzo. Maurizio, giustamente in questi momenti è giusto dare spazio un po' anche alle cosiddette seconde linee. Ma sì, perché comunque anche la panchina ha bisogno di giocare, perché è sempre vero che la squadra sta giocando alla grande, però hai anche bisogno di giocatrici che possano essere allenate ad entrare a fare esperienza. La Brussa ad esempio è una giocatrice che ha sempre fatto molto bene, abbiamo visto adesso il Crescenzo che fa punto, è una squadra allenata molto bene sia in campo che dalla panchina, quindi complimenti a Zé Roberto. Di Crescenzo che è entrato e ha già messo a segno due ace, ovviamente grazie soprattutto agli errori imperdonabili delle ragazze della Minetti. Dallinia chiama la palla alta a Ikic che non chiude, Costa Grande in diagonale, 23 a 11. Ikic che forse, Roberto, era rimasto un po' a guardarsi anziché mettersi subito in posizione bene per aspettare il era andato pallone. In copertura, però al di là di questo il problema è che, ribadisco, io purtroppo ne ho anche giocate di queste partite, escono in questi momenti tutta la differenza. La pallavolo è uno sport impietoso, perché con la rete di mezzo, quando da te va tutto bene, dall'altra parte va tutto male, si vede in maniera netta e chiara. Qui non c'è la possibilità di tirare uno per la maglia o di
adesso c'è un cambio, entra Mattiolo al posto della Dall'Igna. No, ripeto, adesso Vicenza deve archiviare immediatamente questo secondo set e riprendere il filo del primo, perché aveva fatto bene nonostante la differenza di qualità che c'è e ci sarà, e l'avevamo detto all'inizio della presentazione del match. Attacco vincente di Natalia Brussa, primo punto anche per lei, 24-12. Torna in panca Mattiolo, che stranamente ha trovato poco spazio oggi in una partita così. Sì, non è stata utilizzata molto. Errore in battuta di Costa Grande. Mi immagino che l'allenatore di Vicenza, visto che è al suo primo match, voglia anche verificare su questo sestetto, che probabilmente è il suo sestetto, quello che è in testa, vedere completamente la squadra anche nei momenti di difficoltà, perché no? Ogni tanto qualche errore, Roberto, anche per Pesaro. Winhoven e Jacqueline, che adesso si stanno parlando in mezzo al campo. 24-14 si possono permettere questo. È come quando un milionario perde un euro per strada. L'attacco vincente con il taglio di Natalia Brussa. È molto brava anche la Di Crescenzo, che si vede già come sia comunque stata già indottrinata da Roberto, che ha subito chiamato uno schema, un incrocio, insomma è molto giovane come palleggiatrice, l'ho osservata, è entrata con grande determinazione, ha fatto punti in battuta, ha recuperato non tanto bene una palla, ha guardato subito Roberto, però dopo ha avuto la grande lucidità di dare due belle palle in quattro e chiamare un bello schema, quindi molto brava. 25-14, 2-0 per la Scavolini di Pesaro sulla Minetti Vicenza. Tra poco terzo set. Io vi ricordo soltanto che lunedì sera c'è il Monday Night, domenica scorsa ha sorpreso tutti vincendo Verona, stiamo parlando di Perugia. Dall'altra parte della rete ci sarà la squadra che invece ha battuto i campioni d'Italia di Trento. Lunedì sera il Monday Night in diretta su Sky sarà tra Perugia e Cuneo. Scavolini Pesaro Minetti Vicenza, anticipo dell'ottava giornata della Fin Domestic Volley Cup. Vi ricordo che poi a seguire intorno alle 18.30, con inizio 18.15, saremo in collegamento invece diretto con Padova. La sfida sarà quella tra l'Anton Veneta, Padova e la Yoga di Forlì. Con Maurizio Cacciatori e Roberto Beltrami, vediamo velocemente, anzi facciamo così, li facciamo commentare Mauri e Roberto i numeri del secondo set. C'è poco da dire, guardate l'efficienza e gli attacchi vincenti, penso che sia lì la differenza, no? Sì, sì, sono numeri che si commentano abbastanza da soli e che per una volta fanno una fotografia piuttosto esatta di quello che è accaduto nel secondo set. Si dice che i numeri a qualche volta vadano interpretati, questa volta non è così. Sandro Donato Grosso è a bordo campo per sentire gli umori della squadra di Vicenza con il suo presidente. Sì, per cercare attraverso il presidente Covello di capire un po', insomma, che tipo di approccio hanno rispetto a questa partita. Ovviamente l'avversario è uno di quelli inarrivabile, inavvicinabile, qualche spunto però lo possiamo trarre. Ma diciamo che la squadra sta giocando, anche se per noi questo deve essere un allenamento importante in funzione di San Teramo giovedì prossimo. È chiaro che per avere qualche speranza noi dobbiamo giocare al massimo e loro al minimo. Aggiungiamo, non è un alibi, che siamo senza il libero, che è infortunato a polso, e del Gennaro per noi è importantissimo, e la palleggiatrice si è fatta male al gomito, quindi la squadra sta provando delle cose in funzione di giovedì prossimo. Lei quest'anno un po' nel suo stile ha avuto coraggio, come sempre ha puntato su una squadra molto giovane. A sensazione ci sono un po' i presupposti per salvarvi, insomma, per fare bella figura in questo campionato, al di là poi dei punti che avete in classifica, del punticino? A parte il coraggio, noi abbiamo una politica vecchia, quella di lavorare con le giovani, appunto, però il telaio è quello dell'anno scorso sostanzialmente, e poi non dimentichiamo che quest'anno c'è una crisi economica grossissima, per cui fare scelte diverse si pagano nel tempo. Noi preferiamo fare i passi che possiamo fare, quindi con le nostre giocatrici, con un livello economico che si possa sostenere anche se con fatica, e penso che siccome fino ad oggi perlomeno in 3 punti ci sono 5 squadre sia un campionato tutto da giocare. Grazie, buon lavoro. Beh, condivisibile questa scelta del presidente di Vicenza, cosa che peraltro è accaduta anche nella Serie A2 maschile con Catania, che pur di rimanere, diciamo, a galla, pur di comunque partecipare al campionato in maniera anche dignitosa,
e sicuramente Catania lo sta facendo, ha deciso di smantellare la squadra, perché alla fine i conti devono sempre tornare, perché altrimenti oltre alle brutte figure succedono anche cose che vanno oltre questo fatto. Ma fanno bene, perché quando ci sono dei momenti di grande difficoltà come questi, perché citava bene Coviello che sono momenti di grande difficoltà, si fa con quello che si ha e come si può, si cerca di stare tutti uniti e di far sì che poi questo momento passi, e per poi riprendere magari appena le cose si saranno tornate a normalizzare. Certo. Quindi fanno bene. Mauri, Pesaro che vuole chiudere, questa è la sensazione dei primi scambi, anche se siamo 3-2, però sì, Pesaro sta giocando bene, si sta divertendo, la Ferretti sta facendo attaccare tutte le sue giocatrici da prima, seconda linea, si vede che insomma per loro è davvero una partita d'allenamento, però con l'atteggiamento giusto. Abbiamo visto che stanno lottando su tutte le palle, è logico che a volte non è facile giocare contro squadre che sono di un livello inferiore, perché la concentrazione cala, quindi insomma si rischia anche di fare delle brutte figure anche se si ha delle squadre forti. Questa cosa non la sta facendo Pesaro, quindi complimenti, perché sta sempre variando il gioco e sta sviluppando degli schemi sempre più belli. Tu che ormai le hai viste un po' tutte le squadre, anche Roberto, vi chiedo, Pesaro è la squadra da battere quest'anno? O da qui alla fine del campionato bisognerà certamente attendere la crescita anche degli avversari? Mi riferisco soprattutto a Novara, perché Bergamo adesso ha ritrovato del core, certamente andrà a regime anche Novara, l'arrivo della cinese si è subito fatto sentire. Ma a mio avviso Pesaro è sicuramente la squadra candidata a vincere lo scudetto, però sia Bergamo che Novara e la stessa Iesi stanno dimostrando di avere delle grandissime squadre. Da una parte Novara, il fatto che la palleggiatrice è arrivata da poco, quindi i meccanismi non sono così semplici. Poi la palleggiatrice è cinese, quindi ha un modo di giocare completamente diverso dal nostro, quindi insomma la squadra farà forse un pochino più fatica ad adattarsi, però abbiamo visto un Novara che ha sviluppato cambierà gioco. Pelle ovviamente, certo. D'altra parte la Foppa Pedretti, come hai detto tu, ha ritrovato una giocatrice come la del Core che tutti noi aspettavamo, e poi soprattutto Bergamo, e lo avete visto voi proprio la settimana scorsa contro Novara, ha un carattere infinito nel suo DNA. Bergamo è veramente una grande squadra, si è permessa di giocare senza due titolari come Piccini e Lo Bianco e battere al quinto set Novara, che è tutto dire. L'ho commentata io sabato, e ne parlavo prima con Zero Roberto, e gli ho detto: guarda, secondo me, a parte che sia appunto avere recuperato del Core è tanta roba per Bergamo, e quindi figuriamoci, però quello che io ho notato quest'anno in Bergamo, e che si vede chiaramente, è che hanno una cattiveria agonistica che non riconoscevo alla Foppa, che solitamente faceva della propria superiorità tecnica quella qualità essenziale per vincere. Forse il fatto che quest'anno non siano date per favorite in assoluto potrebbe essere paradossalmente un vantaggio, e hai fatto bene a citare la vittoria che hanno ottenuto con Novara, perché erano in condizioni oggettivamente di inferiorità e l'hanno voluta con cattiveria, con grinta, e hanno portato a casa due punti secondo me che pesano molto. Cioè, non sono solo due con punti. Questa Bacchi che sembra davvero una giocatrice incredibile, perché noi l'avevamo vista, se vi ricordate, a Castellana Grotta, e anche in quel caso Bergamo probabilmente ha vinto contro la matricola grazie proprio a questa giocatrice molto interessante, cosiddetta seconda linea. Sentiamo Vicenza, 8-5 per Pesaro. Devi essere qua, no? Sì. Allora trovati però una posizione ferma per poter andare, posizione al limite ferma, fuori posizione ma ferma per andare a toccare il pallone, lì è dove è l'unico posto dove lei può passare. L'altra cosa, ricordiamoci della battuta, non continuiamo ad andare indietro per trovarci poi alti e con la palla che ci cade davanti. Ci siamo? Teniamo la riccia che poi che con palla ci pensiamo dopo. Dai, andiamo! Vai. Le parole di Maurizio Baraldo. Mauri, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, dice bene, attenzione in ricezione, perché è un po' il termometro della squadra, no? Quando non ricevi non riesci a sviluppare il tuo gioco, quindi
Vicenza ha proprio bisogno di trovare un attimino più di tranquillità e di assetto dal punto di vista proprio della ricezione per poter poi rigiocare con più tranquillità, perché se no sono troppi gli errori e Pesaro rischia di chiudere velocemente la partita. Inquadratura per Francesca Ferretti, secondo anno con la maglia di Pesaro. Ora vincente di Skovroska insieme a First. Altro muro per la tedesca. 7-1 il computo generale. Giusto per dare una notazione anche tecnica, visto che ogni tanto ci divertiamo a divagare, guardate la prima linea di Pesaro. Altro è una muro, prima linea piuttosto brutta, perché l'attaccante di posto 4 che si trova a attaccare con questa linea è obbligato ad avere percentuali più basse rispetto all'altro attaccante di posto 4 che questa linea la schiva, o no? Oggi comunque, grazie a questa partita nel fondamentale del muro, Pesaro scalerà anche qualche posizione della classifica del fondamentale, perché Pesaro comunque che sta vincendo 2-0, 10-5, 8-1 nella classifica, nella colonnina dei muri. Maurizio è soltanto nona nella classifica generale. Oggi invece diciamo che vuoi anche un po' il peso dell'avversario, certamente sta facendo bene in attacco, ma sta facendo benissimo anche in questo fondamentale, no? Sì, ma stasera Pesaro sta giocando alla grande, anche perché dall'altra parte Vicenza sì. Però guarda, c'è un 39 di doppio più, se proprio dovessimo vabbè, fargli... dobbiamo essere proprio esatto. Così puntigliosi, puntigliosi. No? Però io adesso voglio vedere Pesaro negli scontri diretti contro la Foppa, contro adesso noi, Perugia. C'è anche Novara. Insomma, queste sono Iesi, le partite Novara, dove vedremo quanto è migliorato realmente Pesaro, anche se lo sappiamo è una grandissima squadra. Sandro, qualcosa di nuovo dalla panchina di Pesaro? Ma una particolarità, Stefano, perché seguivo il time out di Zero Roberto, c'è un clima sereno d'allenamento, infatti il tecnico brasiliano gioca di fino anche dal punto di vista tecnico. Prima alla Skovroska gli ha detto attacca 30 centimetri più a sinistra, l'attacco è stato vincente, poi gli ha sorriso, insomma, per farti capire un po' anche quello che è l'atmosfera che si respira qui sulla panchina di Pesaro. Grazie Sandro, magari non so, dai un righello alla Skovroska, visto che ormai siamo veramente, come diceva Roberto, ai dettagli addirittura, siamo a questi livelli. Secondo me invece fa benissimo, no, perché certo. Tutti, questa è il paradosso di questa partita, è che Vicenza vuol preparare con questa partita la partita di giovedì con Sant'Eremo. Molto probabilmente Pesaro guarderà alla prossima. Ecco, allora, siccome nessuno guarda questa partita, guardiamola noi. E Zé Roberto, a mio avviso, fa bene, perché è in queste gare che lui può permettersi di guardare i dettagli. E quando incrocerà Bergamo, Iesi, Perugia, deve guardare al grosso, mica al dettaglio. Perché dall'altra parte, se lui fa un mezzo errore, glielo fanno pagare immediatamente. Time out chiamato dalla panchina di Vicenza sul 13-7. Il punto è quello di Jacqueline, che lentamente ha migliorato una partenza non delle migliori. La brasiliana era sotto il 40%, ora viaggia col vento in poppa 54%. Niente a che vedere con i grandi numeri sia di Guigi che di Skovroska. Skovroska addirittura 81% di percentuale in attacco, ne ha messe per terra 13 su 16 che ha attaccato. La tendina segna punti, ci ha fatto vedere quanti punti ha conquistato di break Pesaro contro Vicenza. Tra poco dovremo anche determinare, sai, quando tra prima le migliori parlavate delle favorite, io mi permetto di aggiungere un dettaglio, visto che siamo in dettagli oggi. Pesaro, a differenza delle altre squadre, quindi di Perugia, di Bergamo, di Novara, di Iesi, almeno in questo momento ha una cosa che si differenzia da tutte le altre: gioca una pallavolo diversa. Diversa vuol dire con palle diverse, più veloce, con qualche schema soprattutto di attacco diverso, con mezze palle, con qualche incrocio, cosa che le altre squadre non fanno. A mio avviso, visto che il gruppo di Pesaro è più o meno quello dell'anno scorso, il che vuol dire che hanno già un discreto affiatamento, Maurizio, palleggiatori e attaccanti, potrebbe fare la differenza, cioè avere soluzioni diverse, soprattutto in attacco,
può darti quella opportunità nei momenti di crisi affrontando le grandi squadre per uscire con una situazione diversa rispetto alle altre. Sì, io sono d'accordo con te, anche se a volte si dice, no, quando ci sono squadre come questa sera dove puoi permettervi di fare tante cose, si rischia di più, quindi sono determinate partite, però c'è da dire che Pesaro anche nei momenti delicati, nelle partite difficili, trova sempre una Ferretti che non ha paura di rischiare, quindi sfrutta questi schemi, ha proprio allenati talmente bene che anche in momenti delicati non ti aspetti uno schema, e questo è proprio una garanzia che Pesaro ha rispetto alle altre squadre. Allora, prima Nello Isola ha mostrato il delegato della federazione che è pronto per scegliere, o meglio ha scelto le ragazze che faranno l'antidoping, perché altrimenti dopo non capiamo, c'era un sacchetto, all'interno del sacchetto verranno messe vengono messi i numeri di maglia delle giocatrici delle due squadre, a fine partita verrà effettuato il sorteggio, giusto per tradurre anche in parole quello che la nostra regia ci ha mostrato, quello del delegato della Federazione Gelli che si occuperà appunto, eccolo qua, subito, vedete, sono dei numerini tipo tombola dove sono riportati i numeri corrispondenti alle ragazze che giocano oggi la partita. Allora ci fermiamo un attimo perché time out tecnico, andiamo sulla panchina, mi sembra di Zé Roberto. E c'è la libero qua, non c'è problema, batti di qua. Franci, senza dimenticare di leva, chiudi la palla, attenzione con la parallela della mancina. Davanti alla palla per difendere, quello è importante. Il pallonetto è suo, quello pallonetto dentro la mancina. Ecco. Sono sette le lunghezze di vantaggio per la squadra di Zé Roberto che è al secondo time out tecnico, è in vantaggio 16-9. Pesaro che ha ottenuto il pass per la Final 8 della Coppa Italia Findomestic, insieme a Pesaro ci sarà anche Iesi, Busto Arsizio e Bergamo, anch'esse vincitrici, diciamo uscite vincitrici dalla prima fase della Coppa Italia. Le altre quattro che parteciperanno alla fase finale della Coppa Italia 2008-2009 le conosceremo al termine del girone di andata, ovviamente se queste quattro dovessero essere le prime quattro della classifica, ovviamente via via a catena si andranno a scegliere le otto partecipanti che si ritroveranno nella prima settimana, nel primo weekend di febbraio in Final 8. Non sappiamo ancora le sedi, sappiamo quelle della Final 8 maschile che si giocherà nei quarti di finale a Mantova, novità, Bassano, una piacevole riconferma, e poi il grande weekend sabato e domenica si ritornerà al Palafiera di Forlì che già in un paio di occasioni ha ospitato la fase finale di Coppa Italia, che a sua volta sarà, diciamo, il pezzo da 90 di Volleyland, l'edizione 2009 della grande festa della pallavolo che tutti gli anni è ormai il punto fisso di tutti gli appassionati. Quest'anno si ritornerà a Forlì. 17-11, Carolina Costa Grande, posto 4 vincente, giocatrice argentina, al turno di battuta 2-0 per Pesaro. L'attacco della Mattiolo tiene Pesaro, il tocco a rete questa volta della Tirozzi, squadre che adesso hanno cambiato un po' pelle, nel senso che le seconde linee sono entrate sia da una parte che dall'altra e stanno ora loro cercando di onorare il campo. Maurizio. Sì, si sta cercando di dare più spazio un po' a tutte le giocatrici, sia da parte di Vicenza che da parte di Pesaro, giusto così, perché comunque anche le panchine fanno il loro lavoro, in settimana lavorano tanto, quindi sia Pesaro che Vicenza secondo me hanno bisogno, insomma, di giocare. E soprattutto immagino sentirsi del gruppo, no? Perché un gruppo è tale se tutte si sentono anche con pesi diversi,
parte di un progetto che deve andare a funzionare, di, no? Al di là di quello, poi alla fine la panchina è sempre comunque utile, perché se dovesse succedere un infortunio è sempre forse più determinante una panchina che magari un'altra giocatrice. Quindi insomma, farle entrare, io sono sempre stata d'accordo sul fatto che le giocatrici della panchina dovessero entrare anche quando ero titolare, però insomma, giusto così, sia da parte di Baraldo che di Roberto. Senti Maurizio, ma tu hai mai pensato di fare l'allenatrice magari in futuro? No, così? No. Preferisci di no? No, perché sempre ho avuto dei rapporti abbastanza burrascosi con gli allenatori, quindi non voglio passare dalla loro parte. Curioso questo, di Maurizio. Però, però veritiero. Attacco questa volta di Matea Ikic, tocca l'asticella insieme a un po' di nastro, palla da considerarsi out, torna in campo la Di Crescenzo, Zé Roberto ha qualcosa da dirle subito. Fuori la Ferretti, applausi per lei, 20-13 Scavolini. Nel set precedente, quando è salita, la ragazza si è subito presentata con 3 punti in battuta, uno diretto e 2 indiretti, quindi... Grande muro di First, di Jacqueline, 21-13, vediamo un po' chi l'ha fatto. Vediamo, perché non si capisce. La First l'ha toccata ancora lei. Quarto muro punto per Christiane First. 21-13. Turno di battuta per Manuela Di Crescenzo. 2 battute vincenti nel set precedente. Mattiolo che è riuscita nel suo intento, cioè ha smanacciato proprio qui il pallone. Oggettivamente secondo me Jacqueline non ha colpito il pallone, però aveva fatto una sciocchezza immane, perché o forse l'ha toccato, non lo so, no, io sinceramente no, sì, secondo me no. Sì, neanche secondo me, però ha fatto una sciocchezza immane, perché questa era una palla che non avrebbe mai potuto venire di qua, quindi vero neanche che... mettere le mani, ma no? Sì. Diciamo che quando sei 2-0, 22-14, va poi bene tutto. Adesso nel Pesaro entrano tutti. Anche la Lunghi al posto di Jacqueline, che ha qualcosa da dire a Zé Roberto, ovviamente in tono scherzoso. Immagino che stiano ancora discutendo sulla palla precedente. Sì, probabilmente sì. Lucia Lunghi, subito in battuta, la sua flotta, ricevuta da Tirozzi. Rocco non si intende con la compagna, l'attacco vincente della Brussa, 23-14. Comunque è uno spettacolo vedere chiunque sia in campo di Pesaro, da sempre gioca e viene inserito in un meccanismo che è veramente molto ben oliato. È anche vero che quando le cose vanno bene ci si inserisce con un po' più di facilità. Attacco out, di Monica Kucherova, 24-14, palla match per la Scavolini di Pesaro, che hai già in tasca, diciamo così, i 3 punti della vittoria. Eccolo qua, arriva con il 5° muro della sua partita di Christiane First, 25-14 nel terzo set, che fa patta con il 25-14 del secondo, il 25-17 del primo. La Scavolini Pesaro di Zé Roberto, come era nei pronostici, batte 3-0 la Minetti di Vicenza e sale a 23 punti in classifica. Sale anche la sua imbattibilità in questo campionato, che adesso ovviamente sale a 8 giornate. Maurizia, c'è poco da dire, no? L'abbiamo detto, tutto quello che potevamo dire lo abbiamo fatto nel commento di questa partita. 3-0 Scavolini, come avevamo detto. Sì, un'ottima partita da parte di Pesaro, che ha giocato davvero molto bene, molto attenta, con pochissimi errori.
ottimi scambi di gioco, ricezione perfetta, una partita praticamente senza nessuna sbavatura. Allora, 3-0 Scavolini, a questo punto dobbiamo scegliere anche l'MVP. Pesaro ha dominato il match con un 65% complessivo, però tra i numeri grandi, importanti di questa partita c'è un 81% dell'opposto della Scavolini Skovronska, quindi lo diamo a lei, che dite? Io direi di sì, perché visto che è anche molto molto bella, cioè la cosa non guasta, quindi è bravissima e anche bella, ce la godiamo. Oggi è stata brava e anche bella a tutto, insomma, e allora aggiungo io, beato Sandro Donato Grosso, che ha al microfono l'MVP di questa partita. Sorride, soddisfatta, eccola qui al mio fianco, anche perché stasera è stato un poco più di un allenamento. Sentiamo Zero Alberto che ti dava qualche indicazione di fino, insomma, qualche particolarità tecnica, e sicuramente avete ottimizzato quello che è stato un po' il vostro comportamento in campo. Sì, la partita è stata molto facile per noi, è più importante di stare molto concentrate in campo. Se mi dà come sempre ogni partita tante indicazioni che mi servono tantissimo, soprattutto su di muro e difesa. La particolarità di questa squadra, al di là poi delle potenzialità, del valore dei singoli, che comunque fate un gruppo molto amalgamato anche nei cambi, poi siete sempre vincenti, determinate, no? Sì, ambiente ragazze, tutta la squadra, siamo molto determinate, questo anno tutto va, per ora vinciamo tutto, siamo felici, però non è troppo tranquille perché lo sappiamo che il nostro campionato adesso, le partite arrivano più difficili, che lo cerchiamo di lavorare molto bene perché lo sappiamo che a fine dell'anno aspettano partite più importanti. Ora siete a punteggio pieno, avete sempre vinto, temete anche un po' psicologicamente che ci sia una squadra che vi venga un po' a infastidire nella corsa verso lo scudetto, magari la tua ex Novara oppure Bergamo? Io sono convinta che non è che siamo uniche che possono combattere con tutti. Secondo me ci sono squadre tipo Jesi, Bergamo, Novara, Perugia che possono dare tantissimo fastidio, dipende anche cosa facciamo noi in campo come sempre. Campionato da alcune squadre molto livello più basso, però ci sono ancora 4-5 squadre che sono come sempre forte. Ultima cosa, che momento è per te come campionessa, come giocatrice, come donna, la tua fede, insomma, qui brilla, sei felicemente sposata con un giornalista, nostro collega, insomma, contenta, tutto a posto? Sì, mia vita privata sono molto felice, in campo mi cerco sempre più possibile per migliorare il mio gioco e come sempre cerco di lavorare più possibile. Grazie, grazie. Buon lavoro, Stefano. Grazie Sandro, che naturalmente tra poco sarà grande protagonista del nostro post partita. C'è anche Marco Bracci che è venuto a vedere ovviamente le ragazze della nostra nazionale. Maurizio, abbiamo sentito Skovronska, che è indubbiamente una delle migliori giocatrici del nostro campionato. Di anno in anno è cresciuta, del resto si sa, il campionato italiano sia al femminile che al maschile ha fatto per tante nazioni da palestra, no? Tante nazionali sono cresciute grazie al fatto che molte giocatrici come lei giocano in Italia. Abbiamo rinforzato tantissime nazionali, questo sì, è verissimo. No, di Skovronska che dire, è una giocatrice che è arrivata da diversi anni in Italia ed è cresciuta di anno in anno. L'anno scorso a Novara ha fatto un ottimo campionato, però devo dire che quest'anno a Pesaro la vedo ancora più migliorata, nel senso che con la Ferretti sin dall'inizio ha trovato subito il feeling, forse si trova proprio bene con le palle che gli alza Francesca, la vedo sempre molto sorridente, ancora più grintosa, ma non soltanto in attacco, anche in battuta abbiamo visto che ha fatto pochissimi errori, quindi una giocatrice ancora più matura che è cresciuta tanto. Allora Maurizio, stai qua con me, anche Roberto, perché tra poco facciamo un po' post partita, vediamo di vedere anche un po' come sta andando il campionato, ne parleremo tra poco. Adesso linea per qualche istante a Milano.
Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915.